A tutti e benvenuti sul canale di uncinetto in un click. Nel video tutorial di oggi vi indicherò come realizzare questa canotta con frange da coordinare con gli shorts della nostra collezione uncinetto Granny per Barbie. Allora, ve la mostro da vicino è fatta sostanzialmente da 4 mattonelle Granny Uguali a quelle presenti anche negli shorts, due davanti e vedete anche due sulla schiena che qui sono disposte a rombo. Poi con un paio di giri andiamo a rifinire la parte alta dove inseriamo anche le spalline. Ecco, lavorate in questo modo mentre invece nella parte bassa aggiungiamo semplicemente un giro e queste frange che possono essere più lunghe come in questo caso oppure anche più corte come quelle della canotta indossata dall'altra bambola. Anche questo, come tutti gli altri della nostra collezione, un completino granny molto bello e originale da copiare subito. Vi lascio quindi alle indicazioni al tutorial. Buona visione e buon lavoro! Per realizzare questa canotta ho usato del cotone numero 8, come questo. Allora, la replicherò con voi utilizzando semplicemente due colori, arancio e bianco. Il cotone l'ho lavorato con uncinetto misura, vediamo se si vede, 0,75. E oltre a ciò vi eh, occorreranno un ago dalla cruna abbastanza grossa per far passare questo filo di cotone e anche ecco le forbici che vanno sempre tenute a portata di mano e questo è tutto lo corrette la canotta si realizza in quattro step nel primo andiamo a realizzare quattro mattonelle grenni che uniremo eh, a cerchio cucendole eh, dagli angoli. Nel secondo step andiamo a rifinire la parte alta della canotta inserendo anche le spalline, nel terzo step invece andiamo ad allungare la parte in basso e nel quarto step, che è opzionale, andremo a vedere come inserire le frange. Ecco, io vi dicevo che è opzionale perché le frange sono praticamente un elemento che, eh, decorativo che uno può aggiungere eh, se gli va in la canotta. È molto bella anche eh, senza queste frange. Come vi anticipavo, nel primo step bisogna andare a creare. Queste quattro mattonelle che io ho già orientato, vedete a rombo per quella che sarà poi la cucitura, eh, angolo contro angolo, per andare a creare la base della nostra canotta. Andiamo però prima della cucitura chiaramente a vedere come realizzare ogni singola mattonella. Ciascuna di queste mattonelle granny si realizza in tre giri che qui vedete chiaramente in diverse colorazioni, e a partire da un anello magico che nello schema che adesso vado ad illustrarvi è rappresentato da questo cerchio. Allora, nel primo giro, qui in arancione, intorno all'anello magico andiamo a mettere quattro triplette di punti, si tratterà di mezze maglie alte. Allora, quella con cui tiriamo su il lavoro è sostituita da due catenelle nel primo giro e nei giri successivi. Allora, queste eh, quattro triplette sono separate eh, da due catenelle libere, che creano, come vedete, gli angoli della mattonella. Su questi angoli, nel giro successivo, che il 2, ma anche nel 3, viene sempre creato un angolo costituito da due ripete di mezze maglie alte separate da due catenelle quindi in queste nello spazio delle due catenelle andremo sempre a fare questo angolo qui poi lungo i lati del quadrato a separare gli angoli ci saranno una catenella libera nel secondo giro che nel terzo giro costituirà lo spazio che andrà riempito con una tripletta di punti, sempre mezze maglie alte. Ok? E tutti quanti gli elementi andranno sempre separati lungo gli angoli, i lati scusate, da una catenella libera. Bene, andiamo ad eseguire questo schema. Ve lo lascio comunque in sovra impressione durante tutta la lavorazione che inizia con l'anello magico sul palmo della mano, in particolare dito medio e indice, vado a mettere il mio filo che blocco con il pollice, faccio compiere una rotazione completa, blocco sempre con il pollice e mi giro sul dorso della mano faccio passare l'uncinetto sotto eh, l'anello che ho creato aggancio il filo ecco vediamo di farlo e poi in questa maniera qua vado a lavorare la mia prima catenella che è nello schema la, una delle due catenelle con cui vado a tirare su il lavoro quindi prendete quello come inizio allora poi tenendo bloccata il cerchio e la coda del lavoro faccio la seconda catenella e vado poi a completare con una e due mezze maglie alte la mia prima tripletta come vi dicevo si separa con due catenelle libere dalla seconda tripletta uno due e tre ancora 2 catenelle libere. La terza tripletta. 1, 2, 3. 2 catenelle libere. E infine, l'ultima tripletta di mezze maglie alte. 1. 3 Devo chiudere il lavoro in cerchio, in tondo. Quindi termino con due catenelle libere, chiudo stringendo la coda il mio anello. Vado a recuperare la seconda delle due catenelle iniziali eccola qua ecco scusate che avevo <coughs> la coda che un po mi dava fastidio allora vado ad unire le ultime due catenelle alla prima delle tre eh, mezze maglie alte con maglia bassissima e ho così concluso il mio primo giro ok quindi ho creato, vedete questi vuoti eh, con le due catenelle sugli angoli della mattonella. Allora, intanto, siccome devo andare a cambiare colore, taglio eh, questo filo ecco e poi, prima di proseguire con l'altro colore. Giro il lavoro per invertire la direzione del lavoro in maniera tale, vedete, da trovarmi direttamente sul primo spazio in cui devo andare a inserire il mio angolo piuttosto che su questa tripletta. Allora vado a caricare sull'uncinetto il filo bianco, poi lavoro 2 catenelle, ho sostituito la prima delle tre mezze maglie alte oh, scusate quindi la prima di questa tripletta di maglie che vado a separare con due catenelle libere dalla seconda tripletta che devo lavorare sempre in questo spazio per andare a creare il primo angolo esattamente come vi spiegavo prima poi sul lato per separare questo angolo dal successivo lavoro semplicemente una catenella libera e qui andrò a fare ancora una volta un altro angolo due triplette separate da due catenelle libere e ho fatto anche la seconda tripletta, quindi vado avanti così, ok? Catenella libera, faccio il terzo dei miei angoli e quindi questo che ho separato con una catenella libera dal quarto angolo che nel frattempo ho fatto. Allora sono pronta per la chiusura del giro si termina con una catenella che è quella che deve andare a separare il quarto angolo dal primo rientro nella seconda delle due catenelle con cui ho tirato sul lavoro e chiudo con maglia bassissima a questo punto posso anche qui andare a tagliare il filo girare il lavoro Invertire quindi la direzione, poi recuperare un altro colore. Io voglio fare il terzo giro di nuovo con il colore arancio e analogamente a quello che succedeva nel giro precedente vado a lavorare due catenelle. Per tirare su il mio lavoro avrò fatto la prima, cioè sostituito la prima mezza maglia alta che va lavorata, vedete, nello spazio sottostante, quello che sul lato era creato dalla catenella singola lavorata nel giro precedente, separo. Eh, con una catenella libera che ho già eseguito poi qui sull'angolo vado a fare di nuovo un altro angolo in questo modo qui che separerò con una catenella libera dalla tripletta di mezze maglie alte che devo andare a lavorare nello spazio che c'è lungo il lato del quadrato e poi continuo in questo modo catenella libera faccio un angolo qui e così via allora ci troviamo alla fine di questo giro con ecco, questo punto dopo aver fatto pressoché tutto il giro siamo arrivati sull'ultimo angolo. Allora chiudo con la catenella libera che deve andare a separare l'angolo dalla eh, prima tripletta che si trova sul lato della mattonella. Allora vado ad unire, taglio il filo e chiudo. E ovviamente rimangono da sistemare le code. Eh, sono sei code, allora la prima cosa da fare è portarle tutte su una delle facce del quadrato, come ho fatto io nel frattempo. Ecco, vedete, ce le ho tutte da questa parte. Questa faccia qua la considererò il rovescio della mattonella. Questa invece sarà il mio dritto. Adesso vado sul rovescio a sistemare le code unendo a due a due colori mh, vicini, ok? Andando anche ad avvicinare con l'uncinetto le due code da unire, io tengo mh, come criterio lo stesso colore. Ecco, le vado ad avvicinare con l'uncinetto, dicevo, se necessario. Unisco con un paio di nodini e poi vado a tagliare l'eccedenza e vado a fare la stessa cosa con le altre due coppie. Ecco, vedete, poi le code io le taglio, ma non proprio, cioè lascio comunque un pezzettino che tanto non si vedrà sul rovescio e questo è la mia mattonella finale. Vado a verificare qual è la dimensione di un lato, eccolo qui col centimetro. Siamo circa, come vedete, sui due centimetri e mezzo. Ecco questo per darvi pressa poco le dimensioni di una singola mattonella, in maniera tale che non vi allontaniate troppo da queste misure, qualunque sia il numero di cotone di uncinetto che intendiate usare. Una volta fatte le singole mattonelle, per concludere il primo step non ci resta altro che andarle ad unire facendole combaciare angolo contro angolo. Allora, quello che ho fatto per le prime tre adesso vi mostro come, unendo anche la quarta mattonella alle altre, allora, innanzitutto vado a mettere i due rombi. Da unire dritto contro dritto in questa maniera, ok? Quindi quello che vedrò da una parte e dall'altra sono il rovescio delle mattonelle. Poi per unire l'angolo che è questo, allora lo farò a guefilo filo. Io vado a prendere tre punti. Allora il vertice più due punti a lato dell'angolo ok allora vediamo un po allora comincio dal vertice per esempio quindi faccio passare l'ago nei due vertici lo faccio passare anche una seconda volta in questo modo e poi ecco vado a creare un cappietto per assicurare bene il filo. Ecco prima di tirarlo. Quindi vado a prendere un punto più in là del vertice, da questa parte, poi un punto anche da quest'altra parte. In questo modo, ecco anche qui prima di chiudere. Posso fare un cappietto, allora non occorre cucire molto. L'importante è eh, fare una cucitura bella robusta per evitare che eh, il lavoro si disfi durante la prosecuzione con gli step successivi, quando torneremo a eh, lavorare a uncinetto. In pratica, la parte ago e filo è quella che serve per fare questo anello qui con i nostri rombi. Ecco, io nel frattempo ho chiuso a cerchio, facendo anche un'ultima cucitura tra quarto e primo rombo, esattamente come vi avevo mostrato, e quindi sono pronta. Questo è il. Il, mio, eh, il risultato del mio primo step sono pronta per passare al secondo step. In mano quindi il modellino di riferimento per farvi vedere che per completare la parte superiore della canotta, allora dobbiamo andare a lavorare tutto intorno ai nostri rombi, due giri sempre di mezze maglie alte. Ok. Allora, come vedete, dove ci sono gli spazi, no? questi quadrati della nostra mattonella andiamo sempre a mettere una tripletta di mezze maglie alte e continuiamo invece sui vertici del rombo se questo è il nostro rombo qui noi abbiamo il vertice quindi l'angolo ecco qui continueremo a fare nei nostri due giri l'angolo allora andrò a lavorare con il filo bianco che contrasta con l'arancio dell'ultimo giro della mattonella, vado a mettermi nel mio primo punto, allora scelgo come punto iniziale il punto che precede lo spazio dove io devo andare a fare il mio angolo, quindi prendo il filo e vado a lavorare le mie prime due catenelle che servono per sostituire la prima mezza maglia alta proseguo all'interno dell'angolo dell diciamo quindi Completo con altre due mezze maglie alte, la prima tripletta, due catenelle libere e infine altre tre mezze maglie alte. E ho fatto quindi la mia seconda tripletta e ho completato l'intero angolo. Ok? Che verrà così. Bene, come vado avanti? Anche in questo caso si separa sempre un elemento dall'altro, gli elementi costituiti dalle triplette di mezze maglie alte dall'altro con una catenella libera. Qui vado a lavorare, come vi dicevo, negli spazi della mattonella sottostante. Ecco, in questo caso, quando trovo uno spazio... Lo riempio con una tripletta di mezze maglie alte soltanto. Ok, allora catenella libera. Ho ancora sulla mattonella su cui sto lavorando un'altra tripletta. Quindi le triplette sono in sostanza due. Attenzione perché poi fatta questa tripletta. Io ho completato di lavorare la prima mattonella e per passare nella seconda mattonella vado direttamente come vedete senza interruzioni quindi senza separare da catenella libera o altro, ecco vado direttamente a lavorare la tripletta. Nel primo dei due spazi, ok? Quindi ando, vado avanti con voi ancora un po'. Catenella libera e altra tripletta nel secondo spazio lungo i lati della nostra mattonella, ecco in questo modo. Poi catenella libera. Sono arrivata sul vertice e qui devo andare a fare l'angolo completo. Quindi le due triplette separate dalle due catenelle libere. E ho quindi lavorato in questo modo la prima delle 4 V. Le faccio vedere. Allora questa che potrebbe essere la parte davanti della nostra canotta, poi ci sarebbe da fare in maniera analoga, questa che cade su un fianco, questa che è la parte dietro e questa che è l'altro fianco. Quindi andiamo a completare tutto il giro, secondo la logica che vi ho mostrato qui quindi attenzione quando arrivate al punto dove combaciano le due mattonelle, di andare a fare le due triplette senza soluzione di continuità in questi eh, due punti, questi due spazi. Ecco, a parte quello, tutto è molto semplice. Ci troviamo quando dobbiamo andare a chiudere questo giro e ad iniziare il giro successivo che è il secondo bene ho completato tutto il giro allora per chiuderlo la procedura è molto semplice devo sempre fare una catenella libera per andare a separare l'ultima tripletta dal primo elemento che nel mio caso era l'angolo perché avevo iniziato da lì allora, poi mh, vi faccio semplicemente vedere come iniziare il secondo giro. Io mi devo andare a portare sul punto di avvio con delle maglie bassissime come sto facendo adesso. Ecco, è un po' complicato sotto la telecamera, però vado avanti ancora un po'. Allora recupero anche o un punto oppure mi vado a mettere in questo caso direttamente con una maglia bassissima nell'arco e come dovrò andare avanti nel secondo giro? Guardate esattamente come abbiamo fatto nel primo e quindi qui devo andare a fare un altro angolo lavorare poi lungo il lato della mattonella due triplette una in questo spazio una in quest'altro eh, attenzione quando vado a fare la seconda perché senza soluzione di continuità devo andare a mettermi da questa parte dove farò l'altra tripletta eccetera ok quindi inizio semplicemente tirando su di due catenelle e poi conoscete come eh, andare avanti nel lavoro. Allora, ci troviamo alla fine del giro. Bene, ho completato anche il secondo giro e sono quindi pronta per andare ad inserire le spalline. Allora, Prendo il nostro modellino di riferimento per farvi vedere come è costituita una spallina in pratica da 1, 2, 3 e 4 archi che andremo a realizzare in questo modo sull'arco eh, che abbiamo fatto nei due giri eh, appena adesso. Allora, non si tratta di andare eh, a replicare un arco completo ma di fare, vedete di lavorare due punti, sono sempre mezze maglie alte sulla prima e, e sull'ultima maglia dell'arco. No? Mentre invece nello spazio in mezzo andiamo a fare anche lì due. Eh, maglie separate da due catenelle quindi in sostanza invece di andare a lavorare interamente nello spazio lavoriamo anche due punti a fianco e non facciamo triplette ma delle maglie eh, doppie da una parte e dall'altra ecco procediamo subito per chiarire allora, con un paio di maglie bassissime mi porto sul primo punto da lavorare che è questo punto qui, vedete? E qui vado a fare il primo dei quattro archi che costituisce la spallina. Inizio sempre con due catenelle e vado a sostituire la prima mezza maglia alta della prima coppia la seconda la faccio nello spazio separo con due catenelle libere dall'altra coppia la prima mezza maglia alta la faccio nello spazio mentre la seconda vado a lavorarla sul sulla maglia ecco su questa prima maglia della tripletta sottostante e mi sono fatta il primo arco bene per fare il secondo tiro su di una catenella libera giro il lavoro e mi porto con maglia bassissima sul primo punto da cui iniziare che è la maglia che si trova più vicina al, eh, all'arco in questo modo qui e poi vado a ripetere esattamente la procedura 2 catenelle sostituisco la prima delle mezze maglie alte la seconda la faccio nell'arco separo con 2 catenelle libere dalla coppia successiva Prima mezza maglia alta nell'arco, seconda sul primo dei due punti sottostanti. Ok, chiudiamo. E poi, una volta fatta la seconda, mancano due punti. Eh, quattro archi sono, dovrebbero essere sufficienti per creare la spallina. Chiaramente. Per fare gli altri due ecco procediamo come vi ho già mostrato, quindi tiriamo su di uno, poi con maglia bassissima ci portiamo dopo aver girato il lavoro sul punto di partenza e andiamo avanti. Ci troviamo eh, quando abbiamo finito l'intera spallina e dobbiamo attaccarla dall'altra parte. Allora, una volta fatta la spallina, 1, 2, 3 e 4 elementi, io devo andarla ad attaccare da questa parte. Allora farò in pratica delle cuciture a uncinetto, allora se preferite potete staccare il lavoro qui e eh, farle ago e filo, vi lasciate un po' di... Ehm, coda disponibile da attaccare all'ago e fate quello che adesso io farò l'uncinetto con l'ago eh, quindi che cosa eh, si va a fare? allora ci si mette sempre su questo punto qua come quando si doveva andare a lavorare la spallina e poi si fanno cuciture a uncinetto facendo combaciare 1, 2 e 3 punti con i tre punti 1 ehm, 2 e 3 corrispondenti dall'altra parte della eh, canotta ok in questo modo quindi per fare la cucitura prendo tutti i punti come vi ho indicato cioè e vado a chiudere con una maglia bassissima adesso qua Sotto la telecamera non è facile. Ecco qui. Ecco fatto il primo punto. Adesso vado a unire i due vertici e anche la maglia dall'altra parte. Ripeto, se preferite farlo a ago e filo perché vi trovate meglio, va benissimo. Altrimenti, continuate a uncinetto e vi faccio vedere di nuovo qui, forse eh, si chiarisce meglio. Tutte le volte per fare la cucitura vi dovete trovare tre asole che andate ad unire con mh, una maglia bassissima. Allora, adesso devo andare a recuperare l'ultimo punto e ho finito la mia eh, cucitura. È venuta in questo modo, quindi taglio il filo, chiudo il lavoro, poi chiaramente la coda la porterò all'interno della canotta per nasconderla. Ecco con le rifiniture che farò in chiusura di progetto ed ecco quindi fatta la mia prima spallina. Allora devo chiaramente andare a fare anche la seconda qui. Mi devo andare a inserire direttamente sul punto. Allora, che vedete? È chiaramente questo punto qui. Allora, io mi vado ad inserire qui e poi tirerò qui sulle mie prime due catenelle in questo modo e poi vado avanti come già visto. Fatta la seconda maglia all'interno dell'arco separo di due catenelle e vado a fare la seconda coppia col primo punto all'interno dell'arco e il secondo punto all'esterno direttamente sulla maglia. Ripeto così altre quattro volte secondo la procedura già nota. Poi vado ad unire anche questa spallina dall'altra parte come vogliamo, ad aglio uncinetto. E ci troviamo una volta terminato questo secondo step. Bene, e questo è il risultato termine del secondo step quindi abbiamo rifinito la parte superiore della canotta inserendo anche le spalline eh, per terminare la canotta eh, dobbiamo eh, rifinire anche la parte sotto riprendo con voi il nostro modellino di riferimento per farvi vedere che nel Terzo step: noi andiamo ad aggiungere nella parte sotto della canotta le 4 V che vi mostravo già prima. Eh, in questo caso, un giro di maglie basse eh, esattamente allo stesso modo che avevamo fatto nel primo giro qui nella parte superiore della canotta. Allora, ne approfitto anche per dirvi che qua. Eh, il numero di giri, eh, col numero di giri voi andate a regolare la lunghezza della canotta, ovviamente se la volete molto corta come questa fate solo un giro e se invece la volete allungare un po' di più potete fare anche più giri. In ogni caso, la procedura è semplice, la conosciamo già. Dobbiamo andarci a mettere sul punto di inizio e replicare quello che vi dicevo nel primo giro dello step 2. Quindi, non sto a ripeterlo adesso. Ci troviamo a conclusione di questo giro. Bene, ho completato il mio giro. Allora. Se voglio proseguire e terminare la canotta con il quarto step inserendo le frange, allora taglio il filo e chiudo qui il lavoro. Però ne approfitto subito per dirvi che eh, tutta la parte che abbiamo fatto adesso costituisce anche la prima parte. Del modellino del progetto che vi proporrò di fare insieme nel prossimo tutorial e che porterà alla realizzazione di questo graziosissimo vestitino. Allora, in pratica, noi siamo arrivati a questo primo dei due giri Bordeaux su questo modellino qui. Quindi, se volete fare la canotta, proseguite con questo tutorial e eh, se vi piace anche il vestitino, preparate subito un'altra base e aspettate il tutorial del vestitino per poi completare tutto. Ok, vi do appuntamento quindi, già eh, da ora, anche con il prossimo eh, coloratissimo progetto. Bene. Nel quarto e ultimo step noi eh, adesso porteremo a termine il progetto della canotta inserendo anche le frange. Allora intanto vi faccio vedere che qui sul nostro modellino di riferimento io le ho fatte volutamente molto corte perché pensavo di andare proprio a mh, colmare con queste... Frange, ecco, volevo giusto compensare lo spazio che rimane tra ciascuna delle quattro V. Vedete esattamente questo spazio vuoto. Ecco, le V sono 4, quindi per ciascuna V ero andata ad inserire 5 frange, una in questo punto, una, scusate, sui due spazi vuoti che si trovavano a lato delle due piastrelle quindi uno su questo centro e mezzo e due sui lati avevo lasciato libere proprio volutamente questi due eh, angoli qui perché eh, in un certo senso volevo che l'altezza raggiungesse proprio gli angoli quindi non volevo allungare con un'altra frangia eh, effettivamente così eh, sono eh, proprio molto corte quindi pensavo nel nostro modellino di farle più lunghe allora qua ancora devo regolare le lunghezze di queste frange che sono andata a inserire su tre delle 4 v eh, ho lasciato volutamente libera la quarta che andremo a fare insieme, in ogni caso, volevo farvi vedere che su ogni V vado ad inserire una qui sul vertice, poi 2, 3, 4, 5 e 6 come vi indicavo. Farla è semplicemente una questione di pazienza, quindi l'ultimo sforzo prima di completare il progetto, per prima cosa andiamo a eh, sistemare delle coppie, vedete, di fili, sei coppie, possono essere eh, fili dello stesso colore oppure in questo caso io ho usato esattamente i colori con cui ho fatto il la ehm, canotta come si va ad inserire ciascun filo allora ve lo faccio vedere partendo da qui allora vado a inserire l'uncinetto intanto nel punto andando dall'alto verso il basso del nostro modellino poi recupero il mio filo che piego a metà e vado proprio a ecco vediamo se riesco anche da sotto la telecamera ecco lo vado a pescare con l'uncinetto in questo modo poi tiro su per creare un'asola Vado come vedete a prendere i quattro fili, li faccio passare all'interno dell'asola sempre con l'aiuto dell'uncinetto, li tiro fuori e poi vado a creare il mio nodino. La stessa cosa ecco ripeto: la facciamo negli altri cinque punti che rimangono. Allora metto l'uncinetto, vado a prendere la mia coppia di fili che ho preparato, poi faccio la mia asola, ecco tenetela abbastanza larga, vado poi a pescare i quattro fili in questa maniera qui, porto nell'asola, sfilo e stringo il nodino. Allora andiamo avanti, così, lo inseriamo, inseriamo anche gli altri quattro. Ecco comunque inseriamoli tutti sino al completamento, poi tiriamo bene. La fine quando avrete completato pazientemente l'inserimento di tutte queste 24 frange oppure se preferite le togliete 4 come vi facevo vedere nel modellino originale ma sempre eh, voglio dire eh, una ventina di frange rimangono allora le pettinate bene in maniera tale che stiano ben dritte, ecco qua. Una volta che le mettete ben dritte, potete magari ecco cercare di mh, bloccare con un righello quello che volete e andate a tagliare eh, della lunghezza desiderata. E il lavoro è concluso. Ecco, guardate proprio che carina che viene ecco rifinita in questo modo la canotta bene prima di concludere al solito qualche suggerimento per completare l'outfit di barbie allora io ho eh, abbinato questa canotta a un paio di shorts ecco li vedete che sono lavorati anche questi con la tecnica granny, cioè hanno quattro eh, piastrelle granny, due davanti e due dietro, e poi sono eh, rifiniti sempre a uncinetto. Ecco, secondo me la canotta è l'ideale completamento. Per eh, questo pantaloncino, un pantaloncino che è questo semplice da eseguire, che potete realizzare seguendo eh, la eh, descrizione passo passo e dettagliata che do. Al tutorial che potete facilmente trovare al link in sovraimpressione quindi vi consiglio davvero di cimentarvi anche in questo progetto a uncinetto se non l'avete già fatto che è esattamente quello pubblicato sul canale di uncinetto in un click precedentemente o un paio di tutorial prima di questo della canotta Ecco, sempre eh, prima del tutorial della canotta, troverete un versione pantalone lungo di questo shorts. Come vedete, cioè si prosegue con allungando le gambe e terminando con un orlo di eh, piastrelline granny. Quindi, davvero sul nostro canale potete trovare disponibili Tanti eh, progetti grenni per creare dei completini. Eh? Non solo eh, con questi pantaloni, non solo con la canotta, ma anche con questo graziosissimo top che eh, io ho abbinato al pantalone lungo. Quindi ecco, vi lascio ai tutorial granny per realizzare tutti questi progetti. Vi ringrazio molto dell'attenzione che avete prestato a questo tutorial, spero sia stato di vostro gradimento, fatemelo sapere eh, nei commenti e vi do appuntamento con il prossimo tutorial dove vi aspetto per realizzare insieme la versione vestito di questa canotta. Arrivederci!